Milano! Il litigioso di governo tra Salvini e Di Maio possa andare avanti anche dopo il voto. E quindi mentre corre ventaglio la salute. Lo escludo perché chiaramente sono anche una dialettica che ricondurrei alla competizione chiaramente elettorale che è in corso, quindi lo escludo senz'altro. Lei approvi una fase 2, ma ieri sera si è davvero rischiata la crisi di governo? Ma no, voi vedete crisi dietro ogni angolo, ogni discussione, ogni confronto. Ieri siamo entrati in Consiglio dei Ministri molto serenamente, abbiamo affrontato i temi che erano all'ordine del giorno e ci siamo aggiornati. Nessuna crisi, nessun diverbio, nessuna... Qualche giornale rappresenta oggi che ci sarebbe stato, a parte qualcosa, sfiorata la rissa, cose del genere. Vi assicuro nulla di tutto questo. Però resta il fatto che i due provvedimenti bandiera di Movimento 5 Stelle e Lega in questo momento non sono realizzabili, non ci sono le coperture per la famiglia e ci sono rilievi per il colle per la sicurezza. Ma innanzitutto non parlerei di provvedimenti bandiera, diciamo che tutti i provvedimenti che il governo approva, che porta avanti, realizza e persegue sono dei provvedimenti che evidentemente sono considerati significativi, importanti per, nell'interesse dei cittadini, per perseguire un'azione di governo, quindi non parlerei di provvedimenti in bandiera, sono due provvedimenti su cui stiamo lavorando, ci siamo aggiornati e continueremo a lavorare. Ma si fida ancora di Giorgetti? Si fida ancora di Giorgetti della Lega? Si sente sfiduciato alla Lega? No, mi sento affatto sfiduciato, semplicemente ieri il significato l'ho già detto, mi ripeto, dico non dobbiamo leggere sui giornali, sui social affermazioni che sono un po' improprie, se ci sono dei rilievi, delle perplessità si affrontano ovviamente nelle sedi opportune, non sui social e non altrove. Quali sono le criticità del decreto non si prezzo adesso? Beh, ci sono, voglio dire, è un decreto complesso che presenta vari profili che vanno approfonditi ancora. Ieri è stato portato in Consiglio dei Ministri, non vorrei che fosse da voi trascurato, all'ordine del giorno c'era l'avvio dell'esame, non approvazione. Quindi già questo, quello che è successo è normale ed era, come dire, anticipato dalle premesse. È stato portato per l'avvio della discussione la consapevolezza che andava approfondito e ci siamo aggiornati. Slitterà il CDM prima delle elezioni? E adesso vediamo anche perché è stato anche anticipato, visto che un po' di giornali, alcuni giornali lo riportano. Ci sono ovviamente, quando si tratta di un decreto legge, dobbiamo rispettare anche il ruolo del Capo dello Stato. E ovviamente c'è un vaglio da parte della Presidenza della Repubblica, anche come dire, un po' più incisivo rispetto a un provvedimento ordinario. Stiamo parlando appunto di una decretazione d'urgenza, quindi è normale ascoltare il Quirinale e avere la possibilità da parte del Presidente Mattarella di raccogliere tutte le eventuali valutazioni e gli approfondimenti che proverranno al Quirinale. E non sarà legge prima delle europee? Ma non lo dico, non dico questo, non lo escludo, non dico così eccetera, dico che c'è un'interlocuzione in corso e non glielo posso dire. Lei pensa, non è ancora sciolta la riserva. Pensa che sarebbe opportuno aspettare, considerato anche i rilievi del Colle dopo le europee? Ma guardi, come Presidente del Consiglio io ieri ho portato due provvedimenti di cui è stato avviato l'esame, che sono provvedimenti che ovviamente, fermo restando che vanno ancora approfonditi negli aspetti più tecnici, più puntuali, sono due provvedimenti che riteniamo evidentemente, se li ho messi all'ordine del giorno, che sono nell'interesse degli italiani. Ovviamente dobbiamo ancora lavorarci su. Grazie. Grazie.